L'ho chiamata cuor di mele perché è ricca, umida e vedrete quanto è soffice. Questa è una torta profumatissima che facciamo da anni a casa mia e per me non esiste una merenda migliore. Oh, zia. Questa ricetta è buonissima, ma prima vi devo spiegare una cosa. Mi devo scusare con voi perché per 6 mesi non mi sono fatto vedere. È un'assenza veramente troppo lunga. Forse non l'ho neanche mai fatta su YouTube. Il problema è che ho avuto un progetto da gestire molto importante e tra qualche giorno, qualche settimana, quantomeno vi potrò dire di cosa si tratta. Ma poi c'è stato anche un grande cambiamento che è un cambiamento molto importante, molto rilevante, che noterete subito. Perché questa cucina non è più azzurra, è verde. Ho deciso di cambiarla per dare un'impronta più in linea, no, con quello che c'è al di fuori da questa casa, che è il bosco, la montagna. Io avevo la necessità di portare un po' di bosco, un po' di montagna qua dentro e spero di esserci riuscito. Ce l'ho fatta sicuramente grazie a Wallapop, perché con questa piattaforma io ho avuto la possibilità di intanto vendere le cose che non mi servivano più, ma anche di acquistare delle cose che pensavo potessero servirmi. E guardate che bell'effetto. Durante magari questa ricetta vi mostrerò anche più nei dettagli com'è fatta questa cucina. Io direi che possiamo assolutamente iniziare, perché questa torta è profumatissima, pazzesca e perfetta adesso che inizia la stagione delle mele e la voglia di comfort food. Ormai lo sapete, quando parlo di torta di mele significa che questa torta di mele non è una torta di mele che ho visto così ultimamente o ho pensato di farla. È una ricetta molto molto consolidata che faccio a casa mia da un bel po' di tempo. Questa qua è diversa rispetto a quelle che avevo proposto qualche anno fa anche sul profilo, sul canale, ed è molto molto soffice. Ha questa caratteristica di essere soffice, di essere ricca. La potete anche servire non solo come torta per colazione, ma torta anche per fine pasto. Vedete che ne ho prese di due varietà, perché preferisco sempre, quando faccio le torte di mele, utilizzare due tipi almeno di mele, perché si ha proprio un bouquet, si dice, di profumi diversi. Ogni qualità di mela è diversa e quindi se magari ne utilizzate due varietà, quantomeno avete un risultato secondo me molto più buono. Quando si toglie il torsolo è sempre molto soddisfacente, ma hai sempre paura di sbagliare mira. Tagliamole molto sottilmente, 5 mele per uno stampo da 24 cm, perché questa torta deve essere bella melosa. Abbiamo anche i coltelli, guardate che bellini, tutti belli in linea, non so se, cioè, si percepisce tutto questo insieme così molto montano. E a proposito di questo, guardate che, cioè, che poesia questo quadro stupendo, ragazzi, perché qua ci sarebbe una finestra, solo che io la devo coprire perché altrimenti si ha l'effetto controluce. Prima c'era una lavagna, ci stava una lavagna. Io ho pensato, grazie anche al consiglio della mia amica Vitto, giovane nonna, non so se l'avete vista ancora qua su YouTube, pazzesca, lei mi ha detto: ma perché non fai una finestra, visto che sarebbe una finestra questa qua, cioè questo spazio è dedicato ad una finestra. L'ho fatto grazie alla mia amica, invece ci sono tanti amici qua che ci hanno lavorato per questa cucina, la mia amica Lucia. Lei è pittrice, ha creato un paesaggio meraviglioso e questo vuole essere una finestra. Forse cambio maniglia, perché con questa maniglia, non lo so, è più una maniglia di un cassetto, non è il massimo, però l'idea è questa, ragazzi, con un piccolo balconcino qua sotto. Secondo me l'occhio ha una visione di un panorama aperto e rassicurante. Sempre lì, perché altrimenti diventano subito scure, eh? Poi chiaramente lo sapete, no, che le dosi, ingredienti, tutto viene anche scritto sul sito. Abbiamo sempre fatto così, anzi adesso il sito devo un po' cambiarlo perché è tutto azzurro, è tutto che ricorda di più la cucina di prima. Queste qua le lascio da parte. 3 uova le rompiamo, meglio se a temperatura ambiente, come tutti gli ingredienti. Un po' di scorza di limone, anche se il limone è già tagliato, chissene. Al massimo ripesco i semi che stanno cadendo. Questo zucchero me lo dimentico sempre. Praticamente serve per dare una nota proprio un po' caramellata all'interno della torta, no? Comunque non sarà troppo dolce, perché nell'impasto in sé non c'è una grande quantità di zucchero. Vedrete che sarà tutto molto equilibrato. Estratto di vaniglia al posto della bacca. Volendo potete mettere anche la bacca di vaniglia, assolutamente. Io tante volte uso l'estratto anche per praticità. Inizio già a montare. Aggiungo anche un pizzico di sale per esaltare il sapore del dolce e poi zucchero. Da sentire il profumo del limone, della vaniglia, io impazzisco. E guardate che meraviglia il colore anche dello sbattitore, adesso con questo verde quanto ci sta bene il colore crema.
anche il frigo, a quello non ho cambiato il colore, però tipo la planetaria sì, e quella vecchia l'ho venduta su Wallapop. Aggiungo il burro, è sciolto ma non è bollente, anzi non è proprio caldo, temperatura ambiente quasi. Vedete che ci sono ancora i pezzettini, è proprio, sono proprio pezzettini che si sfaldano, ma volendo potete anche usare l'olio. In questo caso però se utilizzate l'olio dovrà essere un terzo in meno rispetto alla quantità di burro che metto, perché ricordatevi che l'olio non ha l'acqua, invece il burro un pochino di parte acquosa ce l'ha. È buonissima anche con l'olio in realtà, diciamo che la tradizione... Cioè la tradizione, insomma, a casa mia di solito la facciamo così. Allora adesso metto il lievito, insomma, nella farina, mescolo. È andato ovunque, come sempre. Cominciamo a mettere già un po' di farina e la setacciamo, che così abbiamo una torta più soffice e leggera, eh. E soprattutto non dobbiamo mescolare troppo la farina assieme agli altri ingredienti, che così non si forma la maglia glutinica e otteniamo davvero un risultato strepitoso. Infatti io aggiungo subito il latte, dobbiamo alternare questi due composti, latte e farina. Inizialmente l'impasto sembrava abbastanza stracciato, invece adesso guardate come si sta amalgamando. È normale perché il burro sciolto con le uova fa questo effetto, ecco. Poi quando questa torta la metterete in forno e soprattutto la mangerete, vedrete che avrete tutto un altro effetto. Top. Prova qualità. Buonissima, issimissima proprio. Teglia 24 cm, imburrata e oleata con carta forno. Io sono fan della carta forno, la farina tante volte mi delude. Mettiamola dentro. Non ve l'ho detto prima, però se volete ad esempio cambiare lo zucchero e usare uno zucchero di canna, magari anche una parte di zucchero moscovado per ottenere un effetto un po' così più rotondo, potete farlo. Piuttosto che utilizzare una farina semi-integrale oppure una piccola parte di farina integrale, lo potete fare. Adesso mettiamo a raggiera le mele. È come un puzzle, no? Mettetene tante. Un po' di cannella. Invece che metterla nell'impasto mi piace fare così, perché ogni torta è diversa, cioè tu provi a dare una personalità diversa ad ogni torta di mele che esista in questo mondo. Qualche mandorla o comunque frutta secca, tipo se vi piace più la noce al posto della mandorla potete mettere quella. Io la noce la preferisco tipo nello strudel. Direi che... Allora, forno 170, statico, un'oretta, direi di sì perché è bella alta. Fortuna che abbiamo ripristinato il forno perché non andava, era successo un danno all'impianto elettrico. Adesso tutto a posto. Allora, direi nella parte medio-bassa perché così non si scurisce troppo velocemente la superficie. Vedete, a metterla sopra così ti esce proprio il profumo della cannella tostata, buonissimo. Ci sale un profumo incredibile. Io non metterei zucchero a velo, lo lascerei così. Abbiamo anche la mandorla. Vedete, la prendo così. Una bella torta di mele, questa sì che è la soddisfazione. Assaggiamo. Incredibile quanto ami questi momenti durante il video. Straordinaria come sempre. Profumata, per niente monotona, perché non abbiamo solo la morbidezza ma abbiamo anche quella croccantezza di mandorla ogni tanto che è poesia. Prima di chiudere voglio chiedervi un consiglio, anche se questa finestra non si vede. Il colore, secondo voi sta bene questo tipo di colore? Cioè, secondo me avrebbe bisogno di un carattere in più, ecco, perché sarebbe il colore che c'era prima. Ditemi voi, anche se in realtà non si vede quasi mai, però giusto per sapere. Poi vorrei sapere se questa cucina vi piace e poi vi consiglio, se volete arredare la vostra, una parte della vostra casa in modo diverso, se volete invece vendere delle cose che non vi servono più, di andare su Wallapop, perché quella piattaforma davvero è una svolta, perché trovate di tutto. Altri due video se non li avete ancora visti, iscrivetevi al canale se invece siete nuovi e qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e vedere appunto ricetta scritta e tutti i passaggi. Noi ci vediamo alla prossima, veramente vi prometto che sarà molto presto, non come l'altra volta, ok? Mi raccomando, se questa non la fate, non iniziate con il piede giusto l'autunno, eh? Io ve lo dico.